Mi è stato chiesto di parlare appunto della modulazione epigenetica dell'infiammazione. Allora, io avevo detto a Giorgio, ma parlerò un po' così perché non ho tempo di preparare le slide, poi alla fine le ho preparate delle slide che riguardano ovviamente, diciamo così, l'infiammazione, però le farò vedere molto velocemente perché, un po' per i tempi, perché comunque mi sembra che il taglio sia prevalentemente pratico, quello della giornata di oggi, e quindi vedremo di arrivare in fretta a, diciamo così, a quello che veramente bisogna fare per modulare l'infiammazione dal punto di vista epigenetico, e poi farò alla fine anche dei riferimenti a come appunto la tecnologia S-Drive permette già di inquadrare determinate problematiche e operare in una determinata maniera. Ovviamente l'infiammazione acuta, noi sappiamo che è una risposta, diciamo, del nostro sistema immunitario proprio a un danno di un tessuto, all'aggressione di microbi e batteri, quindi fondamentalmente è un evento benefico che è fondamentale proprio per reagire a questi insulti. C'è quindi questa è un'infiammazione acuta che porta, diciamo, un richiamo gonfiore, edema, proprio nell'ottica dell'acqua che spegne l'incendio. Arrivano ovviamente i vari globuli bianchi, neutrofili, monociti, macrofagi che hanno questo effetto appunto specifico di per andare a distruggere, diciamo, i microbi patogeni, sono quelli poi che contribuiscono alla formazione anche, che distruggono anche i tessuti danneggiati per poi favorire la formazione del pus e poi la rigenerazione che porta appunto alla guarigione a livello dei tessutali, quindi dei tessuti, quindi tutta una serie di meccanismi che sono appunto funzionali alla guarigione. Tutto questo, ovviamente, grazie all'intervento di cellule che possiamo definire pro-infiammatorie, che sono quelle che ho già citato, appunto come neutrofili, natural killer, eosinofili, macrofagi, le cellule dendritiche, eccetera, e coadiuvati da molecole prodotte da se stessi, ma anche molecole prodotte dall'organismo che richiamano gli stessi globuli bianchi, sono delle citochine proinfiammatorie. Conosciamo tutte: l'interleuchina 2, l'interleuchina beta, l'interferone gamma, la tumor necrosi alfa, l'interleuchina 3, la famosa interleuchina 6, di cui si è parlato tantissimo, eccetera. Poi, ovviamente, deve esistere un equilibrio tra le cellule infiammatorie e quelle antinfiammatorie che devono modulare l'infiammazione, e sono poi quelle che fanno scemare l'infiammazione nel processo di guarigione, che sono appunto i linfociti CD8 di tipo immunosoppressivo, i Treg e i T17. E anche quindi, di conseguenza, le citochine antinfiammatorie, l'interleuchina 4, l'interleuchina 35, il PGF2 alfa, l'epidermal growth factor, brown derived neurotrophic growth factor, l'interleuchina 10, forse quella più conosciuta come citochina antinfiammatoria. E di conseguenza l'infiammazione appunto viene definita classicamente una risposta adattativa che in seguito a diciamo, lesioni specifiche a livello di tessuti o infezioni causate da batteri, da virus, eccetera, alla fine porta delle risposte che devono garantire la difesa contro l'agente patogeno, contro l'infezione e la riparazione del tessuto. Però il problema è che questa infiammazione, se eccessiva, se protratta, eccetera, può dare in realtà delle conseguenze negative. Nel caso di una risposta immunitaria a un agente patogeno eccessiva e che non riesce poi a essere soppressa appunto dai sistemi antinfiammatori che devono appunto far cessare l'infiammazione e supportare la guarigione, si può creare una situazione addirittura di eccessiva infiammazione che poi porta a dei meccanismi di tipo autoimmune che a loro volta possono essere poi dei meccanismi di ulteriore danno a livello tessutale, ma anche i processi riparativi, diciamo, normali dei tessuti possono essere in eccesso e portare a dei fenomeni di fibrosi, quindi cicatrizzazione a livello tessutale, se non addirittura delle metaplasie o delle predisposizioni poi a sviluppare anche dei tumori. Quindi capite che l'infiammazione, seppur benefica, deve essere in realtà modulata in maniera corretta perché altrimenti può portare a delle problematiche. E purtroppo oggi
Noi assistiamo molto spesso a questo tipo di problematiche, cioè nel senso che il normale iter fisiologico dell'infiammazione acuta, che è quella che deve essere la risposta immediata e adattativa appunto a questi insulti di cui abbiamo parlato prima, purtroppo spessissimo si traduce poi in un'infiammazione di basso grado sistemico che rimane, che perdura e che appunto, come abbiamo detto prima, facilmente a lunga porta a malattie croniche di tipo degenerativo, malattie di tipo autoimmune, risposte immunitarie esagerate, eccetera. Quindi fondamentalmente questa eccessiva infiammazione porta a un'infiammazione poi cronica, e che diventa poi anch'essa un trigger dell'autoimmunità. Anche situazioni legate appunto a comportamenti alimentari, comportamenti, stili di vita scorretti, quindi non solo traumi o infezioni che abbiamo detto prima, quali per esempio l'eccesso di grasso viscerale, è associato a un'infiammazione che non possiamo definire infettiva e nemmeno traumatica. Ma è proprio legata a questo eccesso di grasso a livello viscerale e noi sappiamo che il grasso a livello viscerale è un organo che possiamo definire quasi endocrino, sia perché è in grado di produrre soprattutto molti estrogeni tramite un'iperespressione dell'aromatasi, è in grado anche di attivare in maniera maggiore gli ormoni del cortisolo, agendo tramite l'11-1 steroide beta idrogenasi 1 che viene appunto attivata soprattutto a livello del tessuto adiposo quando in eccesso e appunto si è visto ormai evidentemente che c'è una correlazione tra obesità e dismetabolismi e malattie infiammatorie croniche e che sono praticamente collegate, quindi che portano poi a ridotta sensibilità all'insulina, steatosi epatica non alcolica, aterosclerosi, che sono quindi tutte patologie che traggono la loro eziopatogenesi proprio nell'infiammazione, perché l'aterosclerosi, noi non siamo, cioè noi, ancora tante persone tendono a imputarla al colesterolo. Ai livelli di colesterolo, in realtà il colesterolo è solo un secondo o terzo attore, invece l'attore principale è l'infiammazione, e quindi è molto più importante controllare l'infiammazione che è strettamente correlata, come vedremo poi, allo stress ossidativo, sono due facce della stessa medaglia, e quindi il colesterolo che crea danni non è il colesterolo di per se stesso, è eventualmente il colesterolo ossidato, che è quello che dovremmo andare a vedere realmente negli esami che viene ossidato appunto in una situazione per esempio di infiammazione, di eccesso di radicali liberi, appunto di stress ossidativo e quindi fondamentalmente una situazione di grasso viscerale in eccesso che associata appunto a un livello di infiammazione più alto, c'è una maggior predisposizione all'attivazione dell'infiammasoma. E contemporanea quindi collegata produzione di famose citochine infiammatorie come interleuchina beta, interleuchina 6, interleuchina 18. Cioè, questo discorso ci è parlato di inflammasoma recentemente, spesso in occasione del Covid-19, no? Del SARS-CoV-2, dell'infezione Covid-19, perché praticamente questa tempesta citochinica cui noi abbiamo sentito tutti ripetere più volte, è proprio collegato a un'iperattivazione dell'inflammasoma. Però ovviamente cioè, è abbastanza logico capire che una persona può essere più a rischio di sviluppare una tempesta citochinica se parte da una condizione di infiammazione già più elevata. Perché cioè, se io ho un'infezione virale e la normale risposta di difesa dell'organismo è quello dell'infiammazione, bene, io ho la mia, diciamo, il mio livello di infiammazione qua, arriva il virus, io ho una risposta infiammatoria, boom, si alza il livello dell'infiammazione, quel tanto che serve per distruggere, diciamo, i virus, i patogeni, cioè l'effetto lanciafiamme dell'infiammazione, una volta che gli ho distrutto l'infezione è terminata, l'infiammazione se ne va via. Ma se io sono già infiammato e parto da questo livello, arriva il virus, se
si attiva la risposta infiammatoria di difesa, ma questa risposta infiammatoria mi fa arrivare all'infiammazione qua, e qua è magari la soglia di attivazione della tempesta citochinica, e qua a quel punto lì è un problema. Cioè, per questo appunto le persone più a rischio erano persone con malattie di tipo cronico degenerativo, perché sono tutte su base infiammatoria, quindi avevano già dei livelli di infiammazione elevata. E io, per esempio, subito all'inizio, il primo mese dell'anno scorso, già a marzo, quando facevano vedere le riprese degli ospedali di queste persone allettate in terapia intensiva, avevo notato come la grande maggioranza aveva una protuberanza addominale, che non si era sdraiato sul letto con una pancia che si vedeva tantissimo. E di conseguenza questa associazione sovrappeso, che poi è stata confermata dagli studi, è non solo sovrappeso, soprattutto grasso viscerale e evento avverso in caso di infezione del Covid-19, è stata confermata come proprio l'associazione più importante, ancora di più della carenza di vitamina D. E quindi anche il discorso, ma come mai più gli uomini che le donne, eccetera, ma perché gli uomini, a mio parere, interpretazione, gli uomini soprattutto sovrappeso, obeso, con più grasso viscerale, perché l'obesità di tipo androide, tendenzialmente erano già più predisposti a una situazione di infiammazione e quindi anche a contrarre appunto un'infezione del SARS-CoV-2 più nefasta. Vabbè, comunque, andando avanti, molto velocemente, fondamentalmente questi componenti dell'inflammasoma nell'RP3, diciamo, dal punto di vista di definizione, diciamo, tecnica, sono collegati all'attivazione della capsasi 1 e sono iperespressi nel tessuto adiposo, quindi negli individui obesi, e durante il surplus nutrizionale non c'è solo questa ipertrofia degli adipociti, ma c'è proprio un'infiltrazione anche da parte dei macrofagi, cioè il grasso viscerale non è solo grasso, è un misto di tessuto adiposo e macrofagi, che attivano appunto le citochine infiammatorie. Okay. Quindi questa situazione con questi macrofagi infiltranti del tessuto adiposo porta appunto a questa attivazione dell'inflammasoma e poi magari essendoci abbinato anche un meccanismo di autofagia difettosa vengono accumulati dei ROS, cioè dei radicali liberi mitocondriali che vengono maggiormente prodotti sulla base della disfunzione mitocondriale. Disfunzione mitocondriale che purtroppo oggi è frequentissima ed è anch'essa la base della stragrande maggioranza delle malattie croniche di tipo degenerativo, ma perché la disfunzione mitocondriale è legata allo stress ossidativo, all'alterazione dell'equilibrio redox e lo stress ossidativo è alterato dall'infiammazione, quindi come ripeto sono due facce della stessa medaglia, quindi in realtà non potremmo parlare Non dovremmo parlare di infiammazione senza parlare dello stress ossidativo, cioè sono meccanismi appunto collegati. Lo stress cellulare e i DAM, cioè praticamente i Damaged Molecular Partner, cioè sono praticamente quei partner molecolari legati al danno appunto tessutale, soprattutto in situazioni di bassa concentrazione di potassio intracellulare, accentuano le disfunzioni mitocondriali con relativa produzione di questi radicali liberi. Quindi capite come è una situazione dell'inflammasoma che è nettamente peggiorata proprio quando non c'è una situazione di salute mitocondriale. Ancora una volta, noi ci dobbiamo rendere conto come i mitocondri, cioè le nostre powerhouse, le nostre, diciamo così, centrali energetiche dell'organismo, sono fondamentali per la regolazione dell'infiammazione, per la regolazione del sistema immunitario, per avere energia. E quindi assolutamente noi dobbiamo avere cura dei nostri mitocondri e quindi dobbiamo fare in maniera che ai mitocondri arrivi il giusto livello di ossigeno, in maniera che possa essere attivata al meglio la produzione di energia ATP col sistema ovviamente tipo aerobico, che è quello che avviene a livello mitocondriale, senza però una situazione di squilibrio del sistema redox, quindi senza necessità di produzione di radicali liberi. Quindi ci vuole un equilibrio che deve essere ovviamente legato a degli stili di vita che siano corretti. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire ci vuole esercizio fisico, ma la sedentarietà no, la sedentarietà non va bene, ma non va bene neanche l'eccessivo esercizio fisico. Non va bene la denutrizione, perché soprattutto la denutrizione,
con carenze micronutrizionali non c'è una capacità di apportare molecole, per esempio, fondamentali come antiossidanti che sono nei vari fitonutrienti, alimenti, eccetera, ma non va bene neanche iperalimentazione. Quindi ci deve essere tutto un approccio finalizzato all'equilibrio. Poi purtroppo abbiamo con l'invecchiamento una predisposizione appunto ad avere delle problematiche di iperespressione dell'inflammasoma e quindi di rischio di eccessiva infiammazione. Beh, perché purtroppo con l'invecchiamento aumenta appunto lo stress mitocondriale e le stesse cellule hanno una minor funzionalità mitocondriale. Se andiamo a vedere proprio, questo si vede con certi esami tipo PET, che sono in grado proprio di vedere l'efficacia o addirittura la quantità di mitocondri a livello delle cellule, anche delle cellule muscolari, vediamo proprio come le cellule, per esempio muscolari, degli individui anziani abbiano una densità di mitocondri molto, molto più bassa di quelle di un giovane. Ma in realtà vediamo che come determinati approcci nutrizionali, integrazionali e l'allenamento stesso, per esempio, è in grado di far regredire questa involuzione, aumentando il numero di mitocondri nelle cellule e invertendo anche a livello genetico proprio, quindi praticamente riattivando l'espressione di geni che favoriscono la biogenesi mitocondriale. Quindi a questo punto noi ci rendiamo conto come l'epigenetica rappresenta un aspetto importantissimo e quindi ovviamente l'epigenetica meglio funziona quando si comincia già da giovani, ma meglio tardi che mai. E perché negli individui, appunto, per esempio in questo studio si vede come negli individui di età superiore a 85 anni l'elevata espressione di moduli genici a livello genetico dell'inflammasoma è associata a una maggior mortalità per tutte le cause, ok? Quindi se invece noi cerchiamo di migliorare tutti i vari componenti, la risposta dell'infiammazione, noi quindi miglioriamo, limitiamo l'infiammazione cronica, diminuiamo l'immunosenescenza. E l'immunosenescenza, l'immunaging, è una delle cause dell'invecchiamento. Immunaging, inflammaging, aumento dei radicali liberi, vengono normalmente separati didatticamente questi concetti quando in realtà sono tutti integrati, ok? Quindi praticamente attivazione dell'inflammasoma e infiammazione cronica che noi dobbiamo quindi contrastare con un intervento epigenetico. Guardiamo quali sono appunto alcuni, perché capite bene che dato il tempo dobbiamo andare velocemente, non possiamo trattare tutto, dei fattori che regolano l'infiammazione con un intervento di tipo epigenetico. Beh, oggi più che mai un elemento che magari viene trascurato ma che invece è importantissimo è lo stress, cioè lo stress aumenta l'infiammazione. Addirittura in maniera più importante che la dieta, potremmo dire. Lo dico io che sono nutrizionista, specialista in scienza dell'alimentazione, che quindi tendo ad avere una visione, a pensare che l'alimentazione sia la chiave di tutto. In realtà non è proprio così, è un concetto un po' più, però chi è specialista in un campo tende a pensare sempre una soluzione utilizzando le sue conoscenze più specifiche. In realtà lo stress oggi è il problema forse più diffuso, essendo anche il problema più diffuso, è quello che è più alla base di tutte le problematiche, anche dell'infiammazione. Ma quale stress? Non lo stress acuto, che come l'infiammazione acuta è fondamentalmente un effetto benefico perché serve proprio per reagire a una situazione di pericolo immediata, per rispondere in maniera, diciamo, concreta e adeguata, ma è quello stress cronico. Perché il problema dello stress cronico, protratto alla lunga, questo è un discorso molto abbastanza complicato che meriterebbe grande attenzione, però purtroppo in realtà pochissimi medici si preoccupano di vedere la salute surrenale che andare a fare le valutazioni del cortisolo, che poi bisognerebbe misurare il cortisolo salivare, non tanto quello del sangue, perché il cortisolo salivare è dove c'è il cortisolo libero, che è quello realmente più attivo, e poi non solo quello, andrebbero valutate il ritmo circadiano, guardando quindi le curve del cortisolo, ma guardando anche il suo contraltare, l'idea, perché in realtà cosa succede in situazioni di stress cronico? Noi possiamo avere due situazioni, o c'è addirittura una cosiddetta resistenza al cortisolo, che ormai sappiamo che esiste questa resistenza per tutti gli ormoni. Noi originariamente parlavamo dell'insulino resistenza e poi salta fuori che c'è tutto e di più, c'è la leptino resistenza, ormai si conosce anche quella negli obesi.
Ma c'è anche la cortisolo resistenza. Io ho visto casi anche di testosterone resistenza, eccetera. E cortisolo resistenza, cosa vuol dire? Vuol dire che il cortisolo non è più in grado di avere il suo normale effetto antinfiammatorio. E quindi magari anche a livelli di cortisolo elevato, che dovrebbe, al quale dovrebbero corrispondere, diciamo, un effetto antinfiammatorio, questo non c'è perché c'è la cortisolo resistenza, così come quando c'è l'insulina alta in uno che è insulina resistente, ci dovrebbe essere la glicemia bassa perché c'è tanta insulina, l'insulina bassa glicemia, invece la glicemia magari è alta perché l'insulina in questo caso non funziona. Stesso discorso. Quindi il cortisolo lo stress è un grosso problema, meriterebbe appunto molta più attenzione e quindi è importantissimo dedicare anche attenzione a questo discorso, quindi con tecniche di gestione dello stress. Oggi si parla molto di meditazione, training autogeno, tecniche di respiro, controllo del diaframma, importantissimo. Arriviamo però all'alimentazione. L'alimentazione ovviamente è importante, però vedete questo esempio come lo stesso tipo di alimentazione in realtà in situazioni di stress prevale quasi lo stress. Cioè, per esempio, sì, ovviamente in un pasto ricco di grassi saturi aumentano i marker infiammatori come la proteina C-reattiva e anche altri tipo le molecole di adesione intracellulare e di adesione cellulare vascolare. E si è visto però che invece in pasti invece più ricchi di olio di oliva, quindi teoricamente antinfiammatorio, se queste persone il giorno prima avevano praticamente dei fattori di stress forte, questi effetti maggiormente antinfiammatori di una dieta più salutare, più ricca per esempio di olio di oliva, erano annullati e aumentavano ancora di più rispetto a chi faceva i pasti ricchi di grassi saturi, appunto i marker dell'infiammazione. Quindi vedete come lo stress ha un effetto importantissimo nell'infiammazione e anche le alterazioni del sonno, perché poi l'alterazione del sonno e stress sono estremamente collegate e si è visto appunto che chi ha problemi di sonno, per esempio, appunto a valori più elevati di proteine C-reattive, interleuchino 7, tumor necrosis alfa, quindi proprio tutta una serie di risposte di marker infiammatori nettamente più elevati. E sapete come interleuchino 6 è proprio un marker di riferimento per l'infiammazione. L'acqua è molto poco considerata in quest'ottica, invece probabilmente l'acqua è addirittura, potremmo considerarlo probabilmente uno degli interventi nutrizionali più importanti per contrastare l'infiammazione. Ma l'analogia, l'acqua serve per spegnere gli incendi, no? I pompieri usano l'acqua e quindi l'infiammazione è un incendio. L'acqua ha un potentissimo effetto antinfiammatorio, innanzitutto perché mette nelle condizioni la cellula di funzionare al meglio, ma e questo è dimostrato da tantissimi studi che appunto verificano che l'acqua purifica, ovviamente è meglio se l'acqua purificata, un'acqua minerale, oligominerale, acqua termale, tanti studi sull'acqua idrogenata. L'acqua idrogenata ha un potentissimo effetto antinfiammatorio anche perché ha un potentissimo effetto antiossidante, perché gli ioni idrogeno sono proprio delle molecole dotate di un potentissimo effetto antiossidante. Personalmente io di fatto ultimamente mi sono così lanciato, insomma, sto aderito a un progetto a cui ho dato appunto il mio marchio Dietacom, che è un approccio nutrizionale che tende a ovviamente personalizzare l'intervento nutrizionale, però consapevole che noi non siamo solo quello che mangiamo, ma siamo anche quello che beviamo, quindi non è importante solo bere abbastanza acqua, ma anche che tipo di acqua bere, e quindi un'acqua che sia idrogenata e tendenzialmente anche alcalina. Ovviamente il concetto di alcalinizzazione, anche questo deve essere personalizzato sia a livello temporale sia a seconda della situazione del soggetto, ma siccome la maggior parte di noi oggi che tendono a fare un'alimentazione occidentale tende all'acidosi tissutale, bere anche acqua alcalina diventa una maniera, oltre a assumere ovviamente integratori, sali minerali, basificanti, per tenere sotto controllo questa acidosi. Quindi la dieta antinfiammatoria in realtà non deve essere intesa come una dieta dimagrante, anche se in realtà nella misura in cui
noi dimagriamo anche se siamo sovrappeso, diminuendo il grasso soprattutto viscerale, diminuiamo anche l'infiammazione. Però è un modo che tiene, che seleziona determinati alimenti, ma anche la preparazione di certi cibi. Perché la stessa preparazione di determinati cibi, se fatta in una certa maniera, può aumentare l'effetto infiammatorio. Quindi si deve tenere conto della quantità dei grassi, il tipo di grasso, il rapporto tra omega 3 e omega 6, che sapete oggi è nettamente sbilanciato a favore degli omega 6, che tendenzialmente sono degli acidi grassi che favoriscono la produzione dei cosanoidi di tipo infiammatorio, che favoriscono appunto le citochine infiammatorie, ma anche ovviamente del carico glicemico, perché favorisce la glicazione, e la glicazione ha un effetto sulla produzione degli AGE, che sono appunto infiammatori. Ovviamente, nella considerazione di una dieta adeguata, va tenuto conto della quantità di fitonutrienti, di vitamine, antiossidanti, che in questo caso appunto hanno un effetto antinfiammatorio. Attenzione al cibo, che tipo di cibo, la qualità del cibo, perché questa diapositiva, che fa vedere praticamente la tabellina del rating infiammatorio degli alimenti, vedete che quelli dove in alto nella tabella dove c'è la freccia rossa sono degli alimenti infiammatori, e vedete che ci sono la maggior parte dei cereali, dei cibi ricchi di zuccheri, eccetera. Mentre invece dove c'è la freccia verde, vedete che c'è l'olio di oliva, le carote, per esempio la cipolla, ma soprattutto lo zenzero, la curcuma ovviamente, ma andiamo a vedere il salmone. Guardate, il salmone allevato ha un rating infiammatorio elevatissimo, ok? Viceversa, il salmone selvaggio, vedete come appunto ha un rating antinfiammatorio particolarmente elevato. Quindi vedete come è importante scegliere anche la qualità degli alimenti. Quindi ovviamente tutti i vari cereali derivati dal grano, soprattutto quelli, il pane bianco, ma attenzione perché poi il pane integrale come si trova? In realtà sono farine zero, lo stesso dove si aggiunge la crusca, questo non fa più di tanto, ecco, rimane sempre un alimento infiammatorio, ma soprattutto gli oli idrogenati, cioè i grassi trans che sono presenti soprattutto negli alimenti, quelli di tipo industriale, nelle patatine, nelle merendine, in tutti i vari alimenti confezionati, ma anche oli vegetali che sono troppo ricchi di omega 6 e quindi alla fine sono appunto infiammatori. Ma tutte le soft drink, lo zucchero, attenzione appunto anche a non consumare troppi prodotti a base anche di latticino, anche di latte, anch'esso ha magari per molte persone magari ha proteine come la caseina che possono avere un effetto un po' infiammatorio, comunque il lattosio, anch'esso soprattutto se non ben tollerato, in caso di carenza di lattasi, crea una disbiosi intestinale che favorisce un'infiammazione anch'essa. E la carne, le uova, che ovviamente è ricca magari anche un po' di acido arachidonico, quindi sono di acidi grassi omega 6, però questa maggior prevalenza di acidi grassi omega 6 avviene soprattutto se questi animali sono alimentati coi cereali, cioè, capito? Invece se sono allevati al pascolo, grass feed, la gallina, o anche le uova, sono uova di galline che ruspanti, che razzano nel cortile, magari mangiano i vermi o quello che è ben diversa la situazione. In generale la maggior parte della verdura, della frutta, insomma, è antinfiammatoria proprio perché è ricca di antiossidanti. Ma nella scelta delle uova è quindi opportuno prendere queste uova, come dicevo prima, dal contadino, comunque uova che sono addizionate da omega 3. L'albume d'uovo, il bianco d'uovo, invece è una proteina ottima, quindi possiamo definire antinfiammatoria. La carne è meglio scegliere quella della selvaggina per i motivi espressi prima, la frutta secca, anche questa possibilmente cercando di avere delle fonti che non siano contaminate, e non confondiamo frutta secca con frutta disidratata.
Quindi frutta secca, intendiamo le noci specie, insomma, e le spezie come la zenzera, la curcuma, che sappiamo tutti essere le potenti addirittura antinfiammatorie, ma anche l'aglio, l'aneto, il coriandolo, il finocchio, basilico, lo zafferano. Le proteine in realtà, che tante volte vengono denigrate, hanno un effetto antinfiammatorio. Si è visto che in diete high protein, cioè con alto livello di proteine, ma anche low carb e low fat, diminuisce la PCR serica dell'interleuchino 6. Quindi la dieta vegana, dieta vegetariana, che da tanti è diciamo, percepita come una dieta salutistica, ma insomma non sempre, e dipende anche come è fatta. Si è visto che, per esempio, in 6 mesi non produceva nessun effetto positivo sulla PCR. In 2 anni c'era stato una diminuzione della CRP, ma nello stesso tempo un leggero aumento dell'interleuchina 6. Quindi vedete un po' un effetto di contraddittorio per quanto riguarda i marker legati all'infiammazione. Ovvio che dipende come interpretate la dieta vegetariana, perché se la dieta vegetariana non la fa consumando appunto più frutta secca, germogli, broccoli, certo, senz'altro una dieta fondamentalmente sana e antinfiammatoria, ma se la dieta vegetariana non la fa mangiando dei piatti di pasta in abbondanza, mangiando la brioche, quella di soia, il cappuccino, cioè di soia, eccetera, zuccherato, e mangiando appunto cibi ricchi di zuccheri, che però anche se vegetali, quindi vari latti di soia, addizionati di zucchero, eccetera, di sicuro non avrà un effetto antinfiammatorio. Personalmente, a me è capitato 2 o 3 volte, io faccio come test per vedere, diciamo, il profilo lipidomico delle membrane cellulari, che mi aiuta a capire anche questo, se c'è una predisposizione all'infiammazione o meno, e vede appunto il rapporto tra l'acido arachidonico e l'EPA, che è uno appunto degli acidi omega 3 da valutare. E sapete che si dice che questo rapporto dovrebbe essere 4 a 1, addirittura nell'ombre paleolitico probabilmente era 1 a 1, oggi nella città occidentale è come minimo 10 a 1, ma tendenzialmente anche, per esempio, negli Stati Uniti la media è 20 a 1, cioè 20 arachidonico omega 6 e 1 EPA, cioè omega 3. E a me è capitato di trovare un paio di ragazze vegetariane che tra l'altro avevano problemi di dolori articolari, addirittura quasi fibromialgia, eccetera, e un valore di 50 a 1. Quindi capite che in questo caso la dieta vegetariana, che non era interpretata nella maniera migliore, non aveva certo un effetto antinfiammatorio. Gli omega 3 quindi sono importanti, tutti conosciamo gli effetti antinfiammatori degli omega 3, e quindi appunto tra l'altro poi proprio l'inflammaging, questo aumento di infiammazione che avviene con l'età è legato in parte anche al fatto che la delta 6 saturasi, che è proprio quell'enzima che favorisce la trasformazione dell'acido adrenalinico in appunto omega 3 EPA DHA, inibita con l'età, ma inibita anche dall'eccesso di acidi grassi trans, inibita da infezioni virali, quindi durante le infezioni virali è opportuno dare per esempio l'integrazione di omega 3. Lo stress appunto agisce anche a questo livello, bloccando questa delta 6 saturasi importantissima, che invece è potenziata la vitamina D3, la B6, il magnesio, lo zinco, la vitamina C, ok? E invece in certe situazioni, appunto, acidi grassi trans, diabete, invecchiamento, sino anche durante la sindrome premestruale, questo peggiora. Quindi, se noi abbiamo più omega 6, meno omega 3, abbiamo una situazione dove si formano più le prostaglandine tipo 2, che sono prostaglandine infiammatorie, ok? E quindi queste prostaglandine infiammatorie sono la base della maggior parte delle malattie croniche degenerative che affliggono la società d'oggi. Tra gli omega 6, che però possono prendere una direzione positiva per la produzione di eicosanoidi che combattono le infiammazioni, possiamo citare il GLA, l'acido gamma-linoleico, che appunto invece favorisce in questo caso un effetto antinfiammatorio. Come dicevo prima, la glicazione, quindi una dieta a basso contenuto di AGE, diminuisce l'infiammazione. Quindi, cioè, vuol dire che uno, non dobbiamo assumere troppi zuccheri perché l'aumento della glicemia produce una glicazione endogena, ma neanche dobbiamo assumere alimenti che siano già glicati. E quindi la glicazione, per esempio, è facilitata, aumentata soprattutto da un eccessivo riscaldamento del cibo.
quindi la carne alla brace, riscaldare troppo i cibi. Quindi bisognerebbe appunto anche cercare di non mai cuocere i cibi con una temperatura superiore ai 110 gradi, proprio per non formare troppe glicotossine che poi causano questo stress ossidativo e l'infiammazione, accelerando l'invecchiamento e favorendo tutte le malattie di tipo degenerativo, perché appunto gli age invecchiano e infiammano. E si è visto che il rapporto proprio aumento degli Ag sierico corrisponde a un aumento dell'infiammazione, quindi un aumento per esempio della proteina C reattiva. Quindi vedete com'è importante controllare. Quindi la dieta a basso contenuto di Ag diminuisce la proteina C reattiva. Nell'ambito dell'alimentazione, a parte appunto il controllo della glicemia, quindi una dieta diciamo a basso impatto glicemico, a basso indice glicemico, quindi con carboidrati non appunto raffinati piuttosto che zuccheri, eccetera, però ci sono delle strategie anche di un certo tipo, come per esempio il digiuno intermittente, che ultimamente se ne parla molto e va anche di moda, che consiste nel fare una finestra fondamentalmente di digiuno di circa 16 ore, e invece fare un'alimentazione nell'arco appunto solo di 8 ore. Questo può essere fatto saltando la colazione, saltando la cena. Se uno salta praticamente la colazione, allora magari la cena la fa entro le 9 di sera, e vuol dire che il passo successivo sarà il pranzo intorno all'una, 9 ore. Se uno invece salta la cena, appunto invece vuol dire che farà l'ultimo pasto al pomeriggio intorno alle 3 e poi farà magari la colazione alla sera del mattino. Ah, questo sì. Massimo, Prego. hai ancora 6 minuti. Benissimo, allora vado. Digiuno intermittente che ha un effetto antinfiammatorio, quindi vitamina A ha un effetto antinfiammatorio molto importante. Si è visto anche proprio positiva nell'ottica della colite ulcerosa, la vitamina D3 anche molto utile nel diminuire l'infiammazione, per esempio, la colite ulcerosa, il coenzima Q10, conosciuto come antiossidante, ma in realtà è un effetto antinfiammatorio. Si è visto che diminuisce i livelli di tumore necrosi alfa, diminuisce anche la proteina C reattiva. I dosaggi che vedete, fino a 50-100 mg prevenzione, in caso di infiammazione acuta, fino a 200-300 mg al giorno. Il magnesio ha un effetto antinfiammatorio, anch'esso diminuisce la proteina C reattiva. La curcuma la conosciamo tutti come sostanza antinfiammatoria, antiossidante, neuroprotettiva, anche antitumorale, con un effetto pleiotropico, cioè agisce in varie maniere. E la vitamina C inibisce l'inflammasoma. E di conseguenza è importantissima anche perché, tra l'altro, modula il sistema immunitario regolandone la sua risposta. Sulforafano, che è anche la cisteina, funzionano proprio a livello della cellula del sistema immunitario, regolandone il pathway, diciamo, del redox, cioè quindi agiscono sull'equilibrio redox, e sono in grado di ripristinare la normale funzionalità, risposta immunitaria anche delle cellule immunitarie di un anziano, e proprio ripristinando l'equilibrio redox. Quindi vedete questa continua correlazione tra sistema immunitario, infiammazione e radicali liberi, stress ossidativo. Il Chaga è un fungo da sempre usato in medicina cinese proprio per potenziare l'energia vitale per il sistema immunitario. Allora, la caratteristica è che è la più alta quantità di superossido dismutasi, che è un potentissimo antiossidante. Non a caso, quando nei test genetici che io faccio, tra l'altro, per vedere la predisposizione di una persona alle varie problematiche, il test genetico che tiene in conto della predisposizione a un eventuale stress ossidativo va proprio a vedere i polimorfismi che riguardano la superossido dismutasi. Cioè, nel senso che se ci sono dei problemi a quel livello lì, e quindi magari c'è una scarsa produzione di superossido di dismutasi, siamo molto più soggetti allo stress ossidativo e quindi anche all'infiammazione. Melatonina antinfiammatoria, non solo perché è un potentissimo antiossidante, ma anche perché stimola direttamente la produzione di citochine antinfiammatorie, come interleuchina 2 e interleuchina 10. Tra l'altro,
proprio limita la tempesta citochinica e quel danno endoteliale delle pareti vascolari che è proprio alla base della coagulazione intravasale disseminata. Quindi la melatonina bisogna darla assolutamente ai pazienti ricoverati in ospedale, che purtroppo non la danno e anzi gli bloccano, gli viene bloccata la produzione, perché in ospedale sei lì con tutte le luci dei monitor, luce accese, quindi la melatonina, l'azione di melatonina del soggetto viene azzerata con tutte le conseguenze. Arriviamo con gli ultimi minuti. Io nella mia esperienza clinica, utilizzando appunto il sistema S-Drive, mi sono accorto, tra l'altro comparando comunque con, ovviamente, io come vi ho detto faccio i test anche genetici, faccio ovviamente i test ematochimici, però non sempre nei test ematochimici troviamo dei valori che magari di PCR già particolarmente elevati, tali da dire questa persona ha un problema di infiammazione. Anche la VESC è più legata, diciamo, a un'infezione, eccetera. L'interleuchina 6 non la valuto sempre, perché la fanno solo in certi laboratori. Ovviamente con i test genetici vedo se già ci sono delle precisioni, ma il test S-Drive, che voi siete tutte persone che lo usate, sapete che è in grado di vedere nelle varie sistemi, proprio anche il sistema di che riguarda l'infiammazione e lo stress ossidativo, e non a caso sono insieme, e anche ovviamente il sistema immunitario. Ebbene, io ho notato così statisticamente che quando trovo problemi legati all'infiammazione stress ossidativo del sistema immunitario, spessissimo ho due tipi di carenze su quali quindi io posso già intervenire a livello di integrazione. Una è quella del coenzima Q10. Lo trovo spessissimo. Vedete, per esempio, in questo caso, carenza di coenzima Q10, ma tra l'altro non solo, anche vitamina C, polifenoli, eccetera. Chiudo? Giorgio? No, vai avanti. Allora finisco, perché mia moglie mi ha detto... Sì. Finisci. No, vai, finisci. Ok, vabbè. Quindi, ovviamente, in questo caso vedete anche flavonoidi, polifenoli, vitamina C, quindi tutti antiossidanti. Vedete un altro caso, anche in questo caso carenza di vitamina C, ma anche squilibri degli acidi grassi. Quindi, poi anche vedete squilibrio a livello microbico intestinale, perché una eventuale disbiosi intestinale, ovviamente anche questa è un cofattore favorente una situazione di infiammazione. In questo caso ancora carenza di coenzima Q10, vedete contemporaneamente infiammazione, stress ossidativo, problema del sistema immunitario, problematiche a livello del metabolismo degli acidi grassi, sistema cardiovascolare, coenzima Q10 è una vitamina molto importante per il sistema cardiovascolare, capite che se c'è un'infiammazione latente e c'è anche un problema cardiovascolare, attenzione, dobbiamo senz'altro agire tempestivamente. E l'altro appunto fattore che trovo spesso presente è un eventuale problema appunto a livello della superossido dismutasi. Quindi vedete anche in questo caso problema a livello della superossido dismutasi, con magari in questo caso anche acido lipoico, selenio, anche loro veramente importanti come antiossidanti. In quest'altro caso dove c'è sia infiammazione, stress ossidativo, sistema immunitario, anche qui è problematica con la superossido dismutasi. E anche uno squilibrio dell'acido arachidonico, evidentemente senz'altro in eccesso, e che quindi appunto in questo caso andrebbe magari ulteriormente valutato, o comunque integrazione con omega 3 proprio per riequilibrare questo problema a livello di acidi grassi. Anche in questo caso, vedete, infiammazione, stress ossidativo, sistema immunitario, abbiamo appunto sempre un problema a livello di superossido dismutasi, dove appunto poi abbiamo però anche, per esempio, delle problematiche a livello del decoso esaenoico, cioè un omega 3, quindi dobbiamo intervenire anche in questo caso con superossido dismutasi, cioè il chaga, per esempio vitamina C, ovviamente vitamina C, possibilmente una vitamina C il più biodisponibile possibile, tipo sublinguale, più somministrazioni al giorno perché ha una emivita diciamo breve. E anche in quest'altro esempio dove ci sono appunto entrambe queste due problematiche, vedete sempre problematica della superossido dismutasi, carenza anche di altri alimenti, presenza di metalli tossici che quindi possono contribuire a un problema appunto anche di alterazione e di aumento dell'infiammazione nella misura in cui c'è un problema anche intestinale. Massimo, qui è interessante in questo aspetto, vedi, no, rivai un attimo, ecco, è interessante questo aspetto, no, giù, quello dopo, ecco qui,
qui, dove vedi che di solito quando si dice disbiosi, candida e metalli tossici, guarda come è collegato, e poi anche questo discorso, poi lo vedremo. Ah, sai, devo andare molto veloce, quindi non mi potevo soffermare. No, ti volevo no, veloce, no, però guarda, nel senso, però è interessante, no, capito, questo aspetto. Cioè, non è per che sei tu, allora dobbiamo dire che è veramente impressionante. Cioè, io aneddoticamente non c'entra con l'infiammazione, però sai che appunto io faccio anche i test genetici. Certo. E mi è capito, io ho qualche caso di persone che sono da me perché avevano dei problemi un po' di memoria, di problemi di concentrazione, con anche una familiarità di Alzheimer. Test genetico, predisposizione all'Alzheimer. Test S-Drive, problema di salute cerebrale. E solo questi io sono trovato. Quindi capite, impressionante. Cioè, anch'io sono rimasto così, ma porca miseria. Come fai? Cioè, e quindi questo è quanto. Quindi, poi ovvio che secondo me è giusto poi, questo è un input, è poi giusto indagare, è proprio giusto andare a verificare, però è un bel aiuto, Sai già insomma in che direzione andare. Appunto, adesso finisco, qua tutta una serie appunto di test che esprimono questa contemporaneità di problema legato sia dello stress ossidativo all'infiammazione del sistema immunitario, anche in questo caso un'alterazione del metabolismo degli acidi grassi, l'importanza degli omega 3, in questo caso anche in questo caso un problema un po' cardiovascolare, quindi che comporta una maggiore attenzione. Questi sono i miei contatti, il primo è praticamente il mio sito, dove appunto trovate, insomma, è una specie di blog con un sacco di cose. Poi Facebook è una pagina che dove io inserisco sempre contenuti, video, eccetera. LinkedIn, questo Instagram altrettanto. YouTube è un canale dedicato con tutti i video, eccetera. Ecco, questi sono i miei libri. La medicina funzionale cioè è veramente un'opera. Cioè anche, posso dirlo perché non è solo mio, è fatto con 28 professionisti di eccellenza nel settore della medicina funzionale, e quindi anch'io ogni tanto me lo rileggo, lo riguardo e dico mamma mia che cosa abbiamo fatto. Però lo promuovo spesso perché fai bene, perché veramente